Chi di voi, chi di noi, non ha mai avuto la sensazione di essere stato abbandonato? Dalla fidanzata, dagli amici. Chi di noi non ha mai vissuto quella sensazione bruttissima di essere solo? Perché magari i nostri amici si sono dimenticati del nostro compleanno, o sono andati a giocare a calcetto e non ci hanno chiamato, o sono andati a mangiare la pizza e si sono dimenticati appunto di noi. Ecco, quando dovesse risuccedere questa cosa, perché risuccede, ve lo garantisco, e allora, visto che, come diceva Einstein, tutto è relativo nella vita, pensate per un attimo a Sam Bertram. Professione, portiere di calcio. È il 26 di dicembre del 1937. Tutto il mondo normale è a casa a celebrare il giorno successivo a Natale, Santo Stefano. Gli inglesi no, perché gli inglesi hanno questa fissa che il 26 di dicembre bisogna giocare. E infatti è Boxing Day, come lo chiamano, oltremanico. Si va in campo. La partita è Chelsea-Charlton. Si gioca allo Stamford Bridge. Il Chelsea non è una squadra particolarmente considerata all'epoca. Anche il pubblico è un pubblico di persone di una certa età. Infatti la squadra viene battezzata simpaticamente agli avversari la squadra dei pensionati. Il Charlton invece è una squadra che ambisce quartieri alti della classifica. In porta il Charlton c'ha Sam Bertram, che ha 23 anni. È un portiere per caso, perché lui fino a 18-19 anni giocava in un altro ruolo, poi in una squadra minore, poi a un certo punto per necessità in una partita fu mandato in porta, e c'erano degli osservatori del Charlton che lo videro e lo battezzarono come un forte portiere, e infatti in breve Sam Bertram arriva a indossare la maglia numero 1 di portiere del Charlton in prima divisione inglese, First Division. Ma torniamo a questo 26 dicembre. Il 26 dicembre in Inghilterra, salvo casi rari, è un giorno molto freddo. E tanto per cambiare, cosa accade a Londra? Piove. Piove, fa freddo e naturalmente c'è anche nebbia. C'è una nebbia importante, però è Boxing Day, si deve giocare, quindi la partita comincia lo stesso. Il Charlton inizia a occupare la metà campo del Chelsea, perché il Charlton è una squadra che fa molto possesso palla e molta occupazione degli spazi. Va in vantaggio. Prova a segnare il secondo gol, non ci riesce. Improvvisamente, verso la fine del primo tempo, il Chelsea torna di qua e trova quasi casualmente l'1-1. Si va a riposo con le squadre appunto sul punteggio di parità 1-1. Lì c'è già qualche dubbio sulla ripresa della partita, perché veramente la nebbia è scesa giù, si vede poco. Ma arbitro e capitani delle squadre vogliono provarci fino in fondo. Dunque si rientra, dicono vediamo, magari il nebbione si alza. Ricomincia. Il secondo tempo e il Chelsea torna in difesa mentre il Charlton continua ad attaccare. Il portiere del Charlton, Sam Bertram, inizia a muoversi in orizzontale lungo la linea della sua area di rigore, morto di freddo e avvolto in una nebbia che è diventata panna montata, una nebbia che trasforma l'umidità in acqua che ti entra nei polmoni, e il tutto tra l'altro ovatta anche i rumori che, come detto, non sono particolarmente di alto livello, perché il pubblico del Chelsea è abbastanza tranquillo in questo senso. Per un certo numero di minuti Bertram non vede più nessuno, perché è evidente la sua squadra, il suo Charlton, sta attaccando e sta costringendo il Chelsea nella sua metà campo. Passano 5 minuti, passano 10 minuti e Bertram comincia a pensare: caspita, li stiamo proprio tenendo là. Lui ha freddo, si muove, si sgranchisce, fa flessioni col suo cappellino, prova a sbirciare qualcosa alla traversa del campo, niente, un muro di nebbia. Battezza la situazione: li stiamo chiudendo nella loro area, gli facciamo vedere noi a questi del Chelsea. Certo, passano anche i minuti, qualche dubbio gli viene, però staremo attaccando, ma sicuramente il loro portiere starà facendo delle grandi parate, perché evidentemente attacchiamo ma non facciamo gol, perché altrimenti, quantomeno per rimettere la palla al centro del campo, sarebbero dovuti tornare di qua. Si arriva grosso modo al 22esimo del secondo tempo, quindi a metà secondo tempo, e lui ormai non sa più cosa pensare. Pensa a questa squadra che evidentemente si immagina, questa squadra asserragliata insieme al Chelsea, 21 giocatori nell'area avversaria con un assedio infinito. E pensa anche, guarda, a
abbiamo ammutolito il pubblico avversario, non si sente un fiato. Mentre nella mente di Bertram si stanno accavallando questi pensieri e tutte queste ricostruzioni anche un po' fantasiose, in verità, a un certo punto dalla nebbia vede spuntare una sagoma, un omino, non particolarmente alto, neanche troppo atletico, ma è il 37, non ci sono chissà quali atleti tra i calciatori in campo. Il problema è che mentre l'omino si avvicina sempre più, a poco i contorni della figura in questo mare di panna montata che è diventata la nebbia che avvolge lo Stamford Bridge, i contorni della figura appunto diventano sempre più nitidi, e prima scorge un cappello. Cappello ce l'hanno i portieri a quell'epoca, chi sarà mai? Ma poi subito dopo non fa fatica a distinguere anche la sagoma e la divisa, insomma è un Bobby, un poliziotto. E che diavolo ci fa un poliziotto in mezzo al campo durante Chelsea-Charlton? Lui si avvicina, il poliziotto si avvicina al portiere, a Bertram, lo guarda anche un po' così, con faccia da compatimento. E dice, ragazzo! Che fai tu? Ti fermi qua? No, perché stiamo chiudendo. Che fai tu? E lui non capisce. Non ho capito perché la partita è stata sospesa un quarto d'ora fa. Tu che fai? Resti ancora qua? Bertram sul momento veramente non capisce. Poi pensa a uno scherzo. Poi improvvisamente è tutto chiaro. Non c'è più nessuno intorno a lui. Gli spalti sono vuoti. In campo non c'è più nessuno. La partita era stata realmente sospesa 10 minuti prima. Le squadre erano rientrate dagli spogliatoi, i suoi compagni si erano appunto dimenticati di lui. Vero è che una volta che qualcuno ha fatto notare l'assenza di Bertram, qualcun altro, stronzo, gli ha detto lascialo fuori, gli facciamo uno scherzo. Prima dimenticato, poi oggetto dello scherzo. Bertram rientra in spogliatoio e viene travolto da una marea di risate e di sfottò di ogni genere. Questa cosa, a distanza di più di 80 anni, da quel 26 dicembre del 1937, ha portato, ha letteralmente catapultato Sam Bertram nella leggenda. Ma attenzione, perché Sam Bertram è stato un importante portiere della storia del calcio britannico. Ha giocato fino a oltre 40 anni, è andato più di una volta a sfiorare le soglie della nazionale ed è stato un calciatore importante nella storia del calcio inglese, importantissimo per il Charlton, e infatti tutt'oggi fuori dallo stadio del Charlton in tutta evidenza un busto che ricorda Sam Bertram. Però, nonostante tutto, ancora oggi Sam Bertram è ricordato come il portiere nella nebbia, e ancora oggi ne sono certo che quando i vostri amici, la vostra fidanzata si dimenticheranno di voi, voi penserete a Sam Bertram, un modo come un altro per entrare nell'immortalità.